È stabile l'andamento dei saldi estivi a Rimini. A due settimane dall'avvio i numeri restano in linea con le vendite registrate 12 mesi fa. Speriamo che le prossime settimane possano dare la sferzata auspicata, dice Gianmaria Zanzini di Federmoda Rimini, vicepresidente di Federmoda dell'Emilia-Romagna. L'indagine, che ha coinvolto le aziende del settore tessile e calzature del territorio, evidenzia che per il 36% dei commercianti le vendite in saldo sono stabili, per il 24% in aumento e per il 21% in calo. Dati che, come ricorda Federmoda, arrivano dopo una stagione primaverile molto complicata, in cui gli operatori sostengono di aver avuto una sensibile diminuzione delle vendite a causa del maltempo. C'è poi un altro elemento: per l'82% degli intervistati la data di inizio delle vendite di fine stagione andrebbe posticipata, magari a fine luglio, una necessità per Zanzini, un po' perché le stagioni sono letteralmente cambiate, dice, un po' perché stiamo nuotando in una babele di promozioni massacrante per i piccoli commercianti, che al contrario rispettano le regole e trovano, o almeno trovavano nei saldi, la possibilità di ampliare la marginalità e ridare fiato alle aziende oberate di spese da coprire. Senza poi dimenticare gli outlet, che per Zanzini non dovrebbero vendere produzione ad hoc, ma solamente merce disassortita della stagione precedente o fallata, ne dovrebbero avere la possibilità di vendite straordinarie perché hanno merce in svendita tutto l'anno. Infine, per salvaguardare il commercio di vicinato è fondamentale che vengano contenuti i temporari shop. Come Federmoda, conclude Zanzini, lo riteniamo inammissibile, nonché deleterio per tutto il tessuto commerciale in sede fissa.